Salve a tutti ragazzi, bentornati su Brick to Play, eccoci qui con Planet Coaster. Come avete visto nell'episodio di intermezzo ho realizzato tutta questa zona verde più questa terrazzina qua sopra, terrazza che effettivamente non viene utilizzata ma che comunque ci sale la gente per andare a questi negozi, terrazza che si affaccia su tutta la zona della montagna russa che abbiamo realizzato nello scorso episodio, più ovviamente sul resto del parco essendo abbastanza in alto. Cosa faremo oggi? Ho intenzione di sfruttare questa zona di qua che ancora non abbiamo realizzato, ma prima di tutto volevo mostrarvi il cheat code che è stato scoperto. Non so se ne è stato scoperto un altro perché è un paio di giorni che non vado a controllare sul forum, però questo qui sono, insomma, l'ho visto che l'avevano scoperto e in realtà è una cosa che almeno per me è stata un po' deludente. Speravo che sbloccasse qualcosa, invece è solo una telecamera e è Tegi Cam. Scrivendolo senza neanche dare invio, praticamente si entra in questa modalità che ci dà la possibilità di muoverci come se fossimo per terra. Ora sono un attimo glitchato probabilmente. Esatto, ok. C'è la possibilità di camminare in qualche maniera nel nostro parco e appunto esplorare in questa maniera quello che abbiamo realizzato. Volevo. Ok. Vorrei uscire io da qui, è possibile? Ok, sono uscito. No. Dai, maledetto. Ce la faremo a andare al piano terra, è quello che volevo fare io. Vabbè, usciamo un attimino, facciamo esca per ritornare qui, scendiamo giù, mettiamo così, se almeno siamo sicuri che non andiamo a finire sul coso, sulla struttura. Ok. Chiudiamo qui, chiudiamo questo e siamo pronti a esplorare a livello del suolo, camminare proprio fra la gente, come dite ragazzi, e vedere dagli occhi dei nostri turisti, dei nostri visitatori, come appare tutto il nostro parco. Fare proprio un giro turistico. Tanta gente c'è in fila per quella montagna russa di merda lì, vabbè. Facciamo questa strada qui, saliamo sulla rampa che abbiamo realizzato, andiamo di sopra. Qui siamo nella zona intermedia dove ci sono i giochi per bambini. Qui c'è il nostro piccola zona coloniale che non viene nemmeno utilizzata più di tanto. Saliamo ancora più su e andiamo a vedere la zona dove abbiamo realizzato qualche piccola attrazione più la struttura enorme della cosa. Andiamo a entrare dentro, facciamo proprio il giro che farebbero i nostri visitatori entrando qua dentro. Madonna, è fila. Porca troia. Mamma mia, esagerata. Vabbè, tagliamo un pochino altrimenti. E questo è tutto il percorso che conosciamo bene. Qui non possiamo attraversare, come vedete. Dobbiamo rifare il giro per uscire. Ok, andiamo. Scusate, scusate, devo andare via, scusate, scusate. Ok, quindi andiamo di sopra. E siamo nella zona del nostro parco che non è ancora terminata. Come vedete, infatti, non ci sono assolutamente degli abbellimenti, niente di che. E tra l'altro mi stupisce che non ci sia nessuno che vuole andare a fare questa giostra qui. Ah no, andate voi, ok. E dunque, finiamo il giro, già che ci siamo, andiamo a vedere l'ultima zona qui, quella con la montagna russa, che invece qui come vedete è molto pieno. Questa tettoia qui di ferro. E passiamo attraverso la porta che da una parte è moderna e dall'altra questo è il nostro pirata con il dinosauro dietro. Che bel lavoro, eh? Lui è più contento. E poi entriamo un attimo nel forte coloniale. Che è vuoto, è deserto. Vabbè, 3600 persone in questo momento nel parco. Premiamo esc per ritornare alla posizione in cui eravamo prima e iniziamo con l'episodio, ragazzuoli. Dunque, cosa volevo fare? Volevo sfruttare questa zona qua sopra. Andiamo a riprendere sentieri. Andiamo a prendere questo qui, allarghiamolo a dunque. Quanto siamo qui a 6? No, a 5. Andiamo a allungare la lunghezza a 3. Dunque. Perché qui il discorso, ragazzi, sarebbe dobbiamo salire qua sopra. E per farlo non sarà semplice, quindi facciamo intanto un percorso così che vada
uscire fuori qui. Poi accorciamo la distanza a 1. Ecco, questa cosa qui non l'ho capita, nel senso, non posso fare le curve ad angolo retto, nel senso che se io mettessi questo così, ok, poi posso andare di qua, ma non posso scendere perché mi rimette davanti. Dobbiamo fare così e poi scendere. Ah, e come si fa? Io ci sono stato 2 ore l'altra volta. Vabbè, sono un cretino. Quindi facciamo così, rimettiamo un piano qui. Andiamo di qua, andiamo a rimettere un pezzo così. E adesso andiamo a scendere. Ok. Con le scale che vanno poi a raggiungere il suolo qui, un po' inclinato, ma va bene. Quindi dobbiamo scendere ancora un bel po', come vedete. Qui dovremo fare un passaggio sotto o sopra questa. Lo facciamo sopra? C'è un piccolo ponte? Sì, io direi di venire qui, di fare. Vediamo l'angle snap perché altrimenti non possiamo farlo come vogliamo. Di venire di qua e fare una piccolissima salita. Volevo fare una piccola salita, non una rampa di scale. Ok, qui andiamo orizzontali. No, orizzontali. Facciamo così. E qui andiamo, prima curviamo e poi abbassiamo. Ok. Qui io direi che è il caso di alzare un gocciolino, lasciare sempre la rampa che scende, ma con una minore distanza, cioè una minore pendenza. Perfetto. Qui togliamo questo ultimo pezzo perché vogliamo arrivare prima di tutto al suolo. Facciamo così e poi uniamo il tutto. Ok, quindi ci manca tipo da qui a lì, che teoricamente dovrebbe essere anche abbastanza facile. Facciamo così, facciamo la curva così, non proprio ad angolo retto. Scendiamo con una rampa. Allora, qui dobbiamo attivare, per fare le cose a modo, le discese curve. Perché altrimenti non riusciamo a raggiungere la zona lì. Questa però la dobbiamo lasciare così. Vediamo l'ultimo pezzo, ragazzi. Questa non la possiamo fare così. A fare ancora scendere con le scale, anche se non è che mi piaccia troppo. No, dobbiamo togliere questa. Facciamo una cosa, leviamo anche questa qui, allunghiamo a 2, anzi facciamo 3 la distanza di sta rampa. Così. Dunque, accorciamo adesso. Qui dobbiamo fare una piccola modifica praticamente al nostro percorso, perché dobbiamo fare. Ah! Faremo. Allunghiamo un attimo qui. E dai, c'eri. Eccolo. Attenzione che è un complicatissimo fare questa cosa. Ah, dannazione, per qualche centimetro. Allora, leviamo quello. Ok, arriviamo al livello del suolo. Facciamo questo, facciamo. Allunghiamo ancora un po'. Dove ce la fai a fare questa intersezione? Vabbè. Allora,
Allunghiamo dritto e facciamo così. Ok, adesso la zona là sopra è accessibile con questo lunghissimo percorso qui. Che tra l'altro uno potrebbe fare anche qualcosa qui, ma è molto ripida la salita. Quindi vedremo come farla. E qui ragazzi ci vuole fare un'altra montagna russa immediatamente. Montagne russe. Allora, stand up enigma. Wing. Ok, allora mi piacerebbe fare due cose. Ora vediamo un attimino come fare questa qui. Allora, una che è tipo una salita verticale che volevo fare prima che ci fosse l'aggiornamento e poi mi ha fatto crashare tutto. Una salita verticale e poi una spirale a scendere. Quindi una cosa anche abbastanza corta che qui potrebbe anche andare bene visto che siamo comunque vicini a un'altra montagna russa. Non all'accesso della montagna russa, è dall'altra parte del parco. Però quella lì mi piacerebbe farla magari con una montagna russa abbastanza normale. Vabbè, un floorless forse potrebbe andare bene. No, uno wing, proviamo con lo wing, dai. Cloud Runner. Quindi Cloud Runner, dove la vogliamo fare questa cosa qui? La vogliamo fare qui, va bene. Non so se c'è abbastanza spazio. Lo facciamo qui. Ok. Quindi, naturalmente, chain. Ah, questa non ha le chain. Questa ha i motori accelerati e i freni magnetici. Ok, facciamo motori accelerati. Va bene, dai, proviamo a fare uno sparo verticale e via. Allunghiamo il più possibile. Anzi, qui accorciamo, abbiamo detto, vogliamo andare così e poi. Ok, perfetto, questo voglio fare. Veniamo sparati su in alto. Qui togliamo questo, mettiamo il track normale. E adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Accorciamo. Così. Poi abbassiamo. Così. Ok, adesso dobbiamo. Lasciamo l'angle snap 1, 2 di abbasso, 1, 2 di curva, 1, 2 di inclinazione. Facciamo questo, facciamo questo, facciamo questo, ok, non viene come volevo io. Quindi praticamente veniamo sparati a dritto in verticale e poi ripassiamo indietro così. Vabbè, proviamo a vedere cosa viene fuori. Quindi qui questo tracciato qui lo invece inclinarlo di là. Lo lasciamo dritto così, lo allunghiamo e lo alziamo oltre a curvarlo lievemente in quella direzione. Ok? Quindi praticamente qui facciamo questa cosa così, li giriamo di là, costruiamo questa. Andiamo a passare di là, incliniamoci ovviamente in quella direzione di lì. Qui possiamo anche, no, alzarci no. Ecco, però questa cosa, visto che non si mantiene quello che avevo intenzione di fare, conviene togliere l'angle snap. Costruire questo, siamo pressoché orizzontali, come vedete, e andiamo a curvare il nostro tracciato per passare vicino al suolo. Qui, anzi, togliamo l'ultimo pezzo, entriamo nel suolo. Però iniziamo a abbassarla prima. Per non fare una cosa troppo repentina. Quindi praticamente faremo questa curva così che entra nel suolo. Andremo ad alzare un gocciolino per evitare di andare troppo sotto. Allarghiamo la curva. Ma qui invece andiamo molto giù a quanto pare. Siamo molto in basso. Volevo sbucare sulla parete qui. Vediamo di. Dunque, così forse dovrebbe essere. Allora guardiamo un attimo come è il tracciato. Questo lo alziamo. Poi faremo uno smooth generale. E qui risbuchiamo fuori, perfetto.
Eccoci qua. Possiamo passare vicini così? No, non vogliamo passare assolutamente vicini così. Vogliamo andare a dritto, alzare un po' così, va bene. Quindi facciamo questa cosa qui, ritorniamo su una curva discendente piano piano. Così. Perfetto. So quanti colpi picchiano nelle pareti lì, però vabbè. Ok, costruiamo questa, andiamo a vedere qui cosa hanno come loops. Questa potrebbe andare benissimo. Scava un po' nel suolo, ma va bene. Ok, vediamo altri loops da inserire perché noi siamo sbuchiamo lì effettivamente, quindi sarebbe il caso Rolls. Questa, perfetto. Corkscrew entry e corkscrew exit, come vedete ci sono due di queste, oppure possiamo addirittura, ops, non così. Ma così, però non mi piace troppo questo. Questo qui com'è enorme. Andiamo troppo su con questo assolutamente. Però possiamo scalare. Ma non voglio andare di là quanto voglio rimanere così. Com'è questo ingresso? Non è proprio il massimo. Non è proprio il massimo. E così è troppo piccola, quindi no, andiamo a prendere qualcos'altro, tipo questa non mi piace. Questo è il cobra roll nell'altra direzione, questo è un dive. Questo qui non inverted non ne abbiamo, di Gansi, Norwegian Loop, quello che abbiamo fatto lì, giusto? Esatto, solo piccolo. Diving loop left. Ok, aggiungiamo una cosa più... Ora vediamo un attimo, dai ragazzi, un loop semplicemente, dai, facciamo un loop con ingresso è uguale qui, possiamo ruotarlo? Dai, loop, no, non posso ruotare il loop, ok, però posso scalare il loop fino a renderlo un loop normale, tipo così, lo costruiamo e poi andiamo a fare un autocomplete, sì, ok. Ovviamente qui dobbiamo aggiungere dei freni per far rallentare il pezzo, il nostro treno abbastanza. Mettiamo quindi questi freni, vediamo di aggiungere un po' di porzioni in avanti dove toglierli perché altrimenti freniamo troppo. No, quindi così direi che quella parte lì va bene. E questo mettiamo tracciati normali, ok? Da lì in poi. Testiamo? Testiamo. No. Direi di no. Dunque, questi possono essere messi come lancio, bene, ma se io facessi tipo dire traits qui, vediamo se... Penso che convenga farlo con questo, ragazzi. Fino a lì, proviamo con questi. Forza, su, facci vedere. Questi dovrebbero spingere piano piano verso l'alto. Ma perché non ce la fai a salire? Qual è il problema? Troppo verticale, eh? Maledizione. Il fatto è uno, ragazzi, che io ora per modificare questa cosa... È impossibile. Oh, what? Posso spostare tutto? Perfetto. E la metterò qui. Ok, la metterò
non me lo fa mettere perché praticamente mi prende il punto più basso che ho come possibile posizionamento. Dunque, vediamo se c'è la possibilità di cambiare. Initialize test. Non ce lo fa fare. Edit coaster. Vediamo un attimo, ragazzi, di modificare questa parte di tracciato e spostarla più in alto. È l'unica cosa che mi viene in mente. Perché non potendo mettere il chain, è quello che mi ha sciupato tutto praticamente. Un attimo, perché se noi, voi riuscite ad arrivare lì e poi io vi sparo su, questi non hanno abbastanza forza. Ma è tipo se, ecco, cioè non ci sono opzioni, eh. Morra. Ah, ok, acceleration rate. Eccolo qui, abbiamo trovato le opzioni. Dunque, penso che comunque abbiano un massimo di spinta a questo punto. Sono al massimo, sì. Dunque, se io invece qui ci metto questa. Ok, facci sognare, amico. Vai su, ora ti ho messo al massimo, più di così non si può fare. Dai, non ci credo. Maledizione. Vabbè, dobbiamo passare un gocciolino, meglio che dover rifare tutto. Un attimo, oddio, no, Bonnie. Ops, sbagliato. Sorry, volevo prendere solo un pezzettino piccolo. Un pezzettino piccolo, perché non lo fai prendere? Ok, questo è il pezzo. Prendiamo questo via, abbassiamolo. Proviamo a fare una cosa del genere. Poi facciamo uno smooth. Facciamo così, poi facciamo uno smooth. Perché non mi fai accelerare a modo qui? Su. Eccolo, praticamente arriva la curva, sì, e poi cede. Quindi qui io dovrei riuscire a selezionare un pezzo più piccolo. Di questo non ce n'è, quindi questo, via. Lasciarlo così con il massimo della cosa, della velocità praticamente. Costruiamo questo, poi gli togliamo questo, qui andiamo a riprendere questo pezzo qui, lo cancelliamo. E questo lo andiamo a unire. Facciamo così. Ma volevo. Diamine. Ovviamente. Ovviamente. Vabbè, togliamo questo pezzo qui. Riprendiamo questo. Autocompleta. Perché? No!
No, cioè non ha senso. Ma facciamo una cosa, ragazzi, togliamo anche questo e togliamo questo. Mi va di là, ma ve ne rendete conto? Ma non è possibile che mi faccia queste troiate qui. Cioè, qui guardate là, ma io non. Cioè, non è fattibile fare una cosa del genere, ovviamente. Mi deve andare tanto su lì. A parte io vi potrei aggiungere. Funzionare funziona. Allora vediamo se funziona la parte dopo. Oh, quel loop direi che non va bene. Decisamente no, perché si picchia lì la situation. Facciamo un autocomplete. Però scusate, ora mi fai incazzare perché. Vediamo questo. Ok, fa un autocomplete adesso. Autocomplete failed. Autocomplete. Failed. No, non lo puoi fare secondo te, eh? Se te lo faccio adesso. Annulla il lato complete. Sì, va bene. Sì, ma non è completato. Va bene, seleziono questo, lo levo. Ok, ora si fa un autocomplete. Mi piace, autocomplete. Ok, vediamo cosa viene fuori. Perfetto, direi perfetto. Minchia. Dunque, facciamo uno smooth qui. Andiamo a prendere il percorso dove ci dà noia, ovvero qui può anche andare bene, andiamo più avanti, sta curva qui non mi piace, questo pezzo qui vediamo di farlo più a unico drop. Sì, va bene. Quindi da qui facciamo uno smooth, ok. Andiamo avanti. Qui non possiamo fare smooth, praticamente ci dice che siamo all'interno del terreno, probabilmente. Da qui in poi sì. Questo è enormemente largo, ma comunque è abbastanza carino. No, sono andando indietro. Facciamo uno smooth che comprenda quella buca lì, che non mi piace. Esatto, questo volevo fare. E poi vediamo di riappiattirlo un attimo. E rifare anche uno smooth di questa parte terminale. Ok, terminiamo il test, dobbiamo completare la montagna russa aggiungendo l'ingresso, un'uscita, una coda per l'ingresso, una coda per l'uscita. Quindi ingresso, uscita. Ah, è sempre di qua l'uscita, l'abbiamo messa. L'abbiamo messa di là, vabbè. Uscita con la fissi. Quindi aggiungiamo una coda all'ingresso, la mettiamo nera. Di asfalto.
mettiamo un angle snap, altrimenti ci disattiviamo le cose tonde. E come vedete basterà cliccare qui per fare anche il pavimento dello stesso materiale. E facciamo, no, mi fai fare le curve di là. Giochino, io ti odio perché te mi fai fare le cose. Ah, così però puoi farmela fare, eh? Vabbè. Vediamo di fare una serpentone. Abbastanza logico, diciamo. Che non è questo. Aggiungiamo un ingresso. Oioia, mamma mia. Così, perfetto. Un ingresso con naturalmente questo arco che tocca nei binari. Allora, facciamo a selezionare questo. Esatto, via. E qui riandiamo a sentieri, andiamo a lines e togliamo questa cosa qui. E lo facciamo qui l'ingresso, ragazzi, perché altrimenti no. Altrimenti non va bene. Ok, facciamo così, è bruttissima questa cosa, è veramente brutta. Possiamo rimodificare, comunque la posso risistemare io più avanti. Facciamo una cosa. Ah, perché è grande 5 metri. Ah, perché questo è paving. Ok, sto facendo danno. Sto facendo decisamente danno. Ok, devo andare a lines. Eccolo qui. Va bene, dai, facciamo così. È un po' corta questa coda, ma va bene uguale. Paving, ce la riprendiamo nera. Lì si riapre la cosa lì, va bene. Andiamo a allungarla a 3 metri. E facciamo questa cosa qui. Ok, senza stare tanto ad andare per il sottile, ragazzi, apriamo, andiamo a testare. Initialize test, andiamo a vedere una right camera. Intanto mettiamo il tempo in pausa. Ok, qui siamo sul sedile più esterno. Leviamo la pausa. Vediamo come. Veniamo sparati in alto, non troppo in alto, ma veniamo sparati in alto. Qui tra l'altro siamo sul vuoto, eh. Ok. Si passa, oddio. Oddio, che casino a quel punto. Facciamo questa curva così. Quest'altra curva così a sinistra. Non di qua. Ok, la base l'abbiamo buttata giù, non mi entusiasma troppo, nel senso abbastanza corta e si potrebbe sfruttare meglio tutta questa valle qua, eventualmente vedrò di modificarla in un episodio intermezzo, non so se il prossimo o quello dopo, però appunto abbiamo messo la prima struttura di questa parte qui, qui la strada proseguirà, vedremo di scendere qui e fare magari una piazzettina qui. E di altre attrazioni da inserire, noi cosa abbiamo? Abbiamo da inserire il Insanity, che lo metteremo qui. Abbiamo da inserire qualche altra piccola giostra per bambini, che la inseriremo da queste parti, tipo la Psycola potrebbe andare bene qui, oppure qua sopra, in questo spiazzo enorme. E insomma, vedremo di completare piano piano questo nostro parco.
e sfruttare tutte le strutture che ci sono state aggiunte. Una volta che saremo arrivati a saturazione, probabilmente farò solo episodi di riempimento, solo episodi velocizzati dove andrò ad aggiungere particolari a giro, perché l'idea era quella di fare un parco che alla fine apparisse con lo stesso livello di dettaglio che abbiamo fatto la parte, diciamo, bassa, la parte della valle, che ovviamente era più facile perché era chiusa, e quindi se uno zooma lì dentro e vede solo quello, sembra che sia una cosa totalmente lavorata. Proviamo sto coso se non ci casta niente. Quindi, ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, lasciatemi un commento ed iscrivetevi a Black2Play. Un saluto a tutti da Nicolas, ci vediamo nel prossimo video.